Siamo sempre in classe IPO 1, Anchor con House Rip, condotto da Gabriele Nordio. Beh, qui è un soggetto con grande temperamento, doti caratteriali pronunciate, già dominante, sicuro di sé e sempre fermo di nervi, mi è piaciuto veramente molto. Nella ricerca del figurante è eccellente, è sotto controllo, conducibile dal conduttore, che è molto corretto nell'esecuzione dell'esercizio, eccellente. Nell'affronto abbaio, l'affronto è molto deciso. Determinato, l'abbaio continuo, il cane non perde mai la vigilanza, sicuro di sé, dimostra già dominanza e una sicurezza di sé da classe superiore. Fino a qua sarebbe stato ovviamente eccellente, se non che all'arrivo del conduttore, il conduttore sta per dare il comando, il cane è iperreattivo, arriva quasi prima. Non ha lasciato la vigilanza anticipando, quindi non è insufficiente, però è sufficiente, non si può mantenere la qualifica a questo esercizio proprio perché il cane ha quasi anticipato, però è un difetto di coordinamento, non caratteriale sicuramente. Nel tentativo di fuga, l'azione è molto tempestiva, il cane è docile, viene sotto controllo, non è troppo alto di nervi nella condotta, quindi è ben sotto controllo. Nel tentativo di fuga del figurante, il cane è molto rapido ad afferrare la manica. Nella prima fase potrebbe essere più piena la presa, però è ferma e forte ed è tenuto fino alla fine. Siamo al limite, in una classe superiore ovviamente, dell'anticipazione dell'ascia, perché io devo vedere prima che il figurante abbia completato la sua azione e poi devo valutare la fase di transizione, cioè quello che avviene tra quando il cane si ferma e quando il cane recepisce l'ascia. Oggi il lavoro è eccellente, logicamente, ma nelle classi successive e soprattutto nei campionati, quella fase lì va valorizzata, eh? Quindi oggi è ancora eccellente con una lieve penalizzazione. Difesa durante la fase di vigilanza, molto rapido il riaffronto, buona regolarità della presa, migliore questa volta la fase di transizione, eccellente. Nel lanciato, anche qui la presa potrebbe essere più piena all'entrata, poi il cane si rifà, che dimostra la sua sicurezza, e rimane ferma e forte per tutta la durata del lavoro. Anche qui di nuovo l'ascia arriva un po' presto. Una volta che arriva il conduttore, molto corretta la gestione nel disarmo e nella condotta al giudice, ancora eccellente. Nell'insieme è un lavoro eccellente, 97 punti pronunciato.